Ispiratore dell'ultimo CD Delicata in matti. I matti non sono mai infelici, sono sempre felici. Mentre noi persone normali, con tutti i nostri problemi, l'affitto, il rotto, il qui, il là, il nipote, i figli, mamma mia, i pendolari, pensate che vita fa, ma lui ha uno stipendio, i soldi, c'ha la casa, il lavoro, lo stirano, gli fa di tutto. Lui poi era un ingegnere aeronautico, sì, non è un matto normale, lui vive di rendita perché aveva tanto. E gli danno giusto lo stato necessario perché lui sennò affiderebbe tutto. Lo vestono sempre bene, non è normale, non lo tengono. E voi direte un ingegnere aeronautico ridotto così? Ridotto, lui sta bene, felice. Ora mi fai parlare me o parli te? Mi fai parlare me? Ti sto spiegando la tua vita. Guardate la copertina del CD e l'ha fatto un grandissimo, questa copertina qui, un grandissimo grafico, un grafico eccezionale. Sono io. E beh, perché no? Sono capace di far tutto. Questo CD, la sua faccia, Beppe Maniglia, un CD in vinile, unico a produrre questo CD. Sono troppo costosi per le case discografiche. 10 euro solo costano. Questo è un'ora e 20 di musica a 140 battiti al minuto. Sono passati 10 minuti. Quanto dura questo brano che avete sentito non ve ne siete neanche accorti, non avete pensato, vi siete svuotati il cervello di tutto. 10 euro è la sua immagine, guardate, è uguale, qui solo che gli ho messo i denti che lui non li ha, li ha venduti, ha venduto anche. E allora lui era un ingegnere aeronautico, una volta quando era in auge, che lavorava in America, costruiva i Boeing, quelle cose lì, quelle dove voi volate, io da quando ho saputo non ho più volato, perché non mi fido, ma lui era molto intelligente. E come ha fatto a diventare matto? È una storia veramente incredibile. Una volta tornando a casa non ha più trovato la moglie, un bigliettino con scritto era vuota la casa, l'ha svuotata, dice caro mi dispiace, non possiamo più stare insieme, me ne vado, ho trovato un altro, chiuso, abbiamo finito il discorso. Lui, direte voi, è impazzito perché? Dal dispiacere, dalla delusione d'amore, una roba? No, al contrario, è rimasto così contento e felice di aver perso la moglie che si è messo a ridere, la verità, io lo so perché è anni che lo conosco, si è messo a ridere, oh, così contento che gli è scoppiata una vena nel cervello. La lobotomia serve appunto per sistemare queste cose, che lui l'ha provata questa storia, gli è scoppiata una vena nel cervello e è diventato matto. Ma un matto simpatico, un matto felice, non un matto che si alza al mattino alle 6, che va in giro per lavorare, per tornare a casa a dormire, per ritornare a lavorare il giorno dopo, tutta la vita finché non prende qualche cancheraccio. Lui invece vive fuori. Sei felice? Anche perché io lo faccio più. E adesso, visto che spendete 10 euro per un CD, avete paura, guarda, i miei CD li ascolterete molto volentieri. Nel mondo sono sparsi, nel mondo sono milioni di miei CD che sono sparsi. E tutti coloro che sono i miei clienti rimarranno sempre, perché ogni disco che faccio è particolare. Come questo che vi sto per farvi ascoltare, che è uno dei dischi più venduti di Beppe Maniglia, oltre a quello che vi ho fatto ascoltare prima. Si chiama I Remember. I Remember. I Remember è una raccolta, ma non di adesso, parlo una raccolta degli anni 60, degli anni 70 e degli anni 80, che io ho fatto a quei tempi. Quindi 18 canzoni, un'ora e 20 di bella musica di quei tempi, suonata e lanciata da Beppe Maniglia a quei tempi. Voglio partire, costa 10 euro anche questo solamente. Ma so, non ne ho più da cambiare, come faccio a cambiare? Chiedi alle 50 euro. Fai 9, dai. Vorrà lavorare 3 ore in più per quell'euro lì. Beh, allora, era metà della mia pensione se ne andava. E allora, stavo dicendo, hai caldo, però tutte quelle robe, perché non la metti dietro la tua moglie? No, non ruba nessuno. Perché uno fa la foto e viene lo strasso. Allora, I Remember è veramente un CD disumano. Io non riesco a capire il fascino che abbia questa. Che alle volte mi chiedo, ma perché
perché tutti vogliono Iron Man? Me lo spiegherete poi voi, perché io non riesco a capirlo. Anche perché tutti i giorni da 40 anni che l'ascolto. Però vi dico una cosa, non mi sono ancora stancato di ascoltarlo. Forse questo è il segreto. Gli anni 60, 70 e 80. Le più belle canzoni di quei tempi. Ok, come ultimo brano, visto che avete fame e volete andare a spaffare, se vi avvicinate vi faccio ascoltare un qualcosa di veramente eccezionale. Avvicinatevi, mi fate compagnia, anche perché ho delle casse che non sono potentissime per questa piazza. Venite più vicini, venite che ci sono degli effetti che vi voglio far ascoltare. Venite più vicini, venite pure tranquilli. Le donne benissimo, vicinissimi, i maschi dietro, lontani. Venite pure più vicini. Parlo io, parli te. Sei contento che sono più vicino? Ho raccontato la tua storia. Uno può pensare che sia triste, ma visto il risultato non mi sembra poi così triste. Prima studiato 48 ore al giorno, lavorato anche di più, e poi il risultato è stato che ha vinto lui. Lui è felice, non gli manca niente, non gli manca niente, è un fiorentino. Pensate, un ingegnere aeronautico, che testa può avere? No. E quando il cervello è troppo grande dentro, può darvi dei scompensi. Speriamo che non mi capiti anche a me. Mi capita anche a me. Va bene, dai. Non sei anche un po' gay? Sì? Anche? No, parole, tutti. No, lui non è mica gay. Un pieno di donne, non sa dove metterle. Va bene, allora. Visto che vi avevo promesso che questo era l'ultimo brano, manteniamo le promesse e vi lascio con le note di Seminole, un brano che potete vedere su YouTube cliccando Beppe Maniglia Seminole, e troverete un brano stupendo che vi faccio ascoltare in questo momento, di 40 anni e più fa, tratto da un LP che si chiamava Indians, ed è tratto appunto in questo brano di Apache, CD di Apache. È un casino con gli Apache, gli indiani. Questo qui comunque vi consiglio per 10 euro di acquistare Apache, che è veramente un bel CD, e di vedere su YouTube Beppe Maniglia Seminole, 40 anni fa, Beppe Maniglia nudo, nudo col perizoma e la chitarra dietro nella schiena, suonare questo brano stupendo che si chiama Seminole, la musica di Beppe Maniglia, unica e inconfondibile in tutti i fondi. Signori,
questi qua ce li ho tutti, però questi sono i fatti. Sì, sì. No, ma è bravo.